Roma, Parco della Caffarella. Milano, Magazzini Generali, Guidonia e ancora Roma. Le cronache degli ultimi tempi hanno riportato in primo piano il problema della violenza sulle donne. Lo stupro è anche socialmente più riconosciuto. Perché, voglio dire, va sui giornali. E non va sui giornali quello quotidiano delle donne che magari hanno la violenza all'interno della propria famiglia. Tra tutte le varie ricerche, ma non solo in Italia, anche in Europa e quant'altro, si vede che sono sempre le persone che conosciamo, la maggior parte, che poi ci fanno del male. Secondo gli ultimi dati Istat, ogni anno le donne che subiscono violenza sessuale sono 1.150.000. Il 70% degli stupri è stato commesso dal partner e solo il 6% da estranei. A me sembra che siamo in una fase di emersione in questi ultimi 10 anni, che tutto quello che era sommerso sta emergendo e che si vedono oggi tipi di violenza che anni fa non si consideravano tale. Mi scusa, diventava buona per litigare, era sempre nervoso quando tornava a casa dopo il lavoro. E io ho cominciato ad avere paura di lui, ha iniziato a minacciarmi, a sputarmi addosso e in ogni cosa che faceva c'era tutto il suo disprezzo nei miei confronti. Mi tirava sigarette accese in faccia, io ero costretta a subire. In tutto questo la mia paura più grande è sempre stata quella di perdere i miei figli. L'ultima volta che abbiamo litigato aveva un coltello, me lo ha puntato contro. Ha tentato di accoltellarmi e io sono scesa in cortile, ho iniziato a urlare, volevo morire, non ce la facevo più. A noi si rivolgono donne di tutte le fasce sociali, specialmente medio-alte, e anche donne che vengono inviate dai servizi sociali, quindi con anche grosse difficoltà economiche. Però non bisogna pensare che una donna maltrattata sia necessariamente una donna straniera o povera o poco acculturata, perché non è vero.